distanti ma uniti. Ti invitiamo alla Giornata Nazionale di Preghiera per domenica 22 marzo 2020. Unisciti a noi da casa tua. Cari fratelli e sorelle, vi saluto con la pace del Signore. Sappiamo che molti in queste ore sono nella sofferenza, nel dolore, perché hanno dei cari gravemente malati o sono nel lutto. Ci sono fiumi di lacrime che stanno scorrendo nelle case, anche nelle famiglie delle nostre comunità. Ed è per questo che vi invito a ricercare in questa prossima ora la faccia del Signore, colui che è potente per consolare, ognuno di questi cari. Appoggiamo le nostre richieste alla parola di Dio. In particolare leggiamo insieme nella seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 1, prima i versi 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. In diversi siamo passati nella durezza della valle dell'ombra e della morte. Lì abbiamo gustato in profondità, nell'intimo del cuore, cosa voglia dire essere confortati dallo Spirito di Dio e anche di sentire che la Chiesa è presente con la sua preghiera. È per questo che siamo stati resi sensibili e possiamo, come se molti ce lo chiedessero di persona in questo istante, fare quello che è scritto nel verso 11. Cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il beneficio che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti per noi. Facciamo salire a Dio fervide preghiere, semplici preghiere della fede. Portiamo i pesi gli uni degli altri e noi vedremo che il Signore risponderà. Che Dio ci benedica e insieme preghiamo. Distanti ma uniti. Ti invitiamo alla Giornata Nazionale di Preghiera per domenica 22 marzo 2020. Unisciti a noi da casa tua. Consiglio Generale delle Chiese, Assemblee di Dio in Italia.